fatturato da oltre 440 milioni di euro, quello che è messo a segno dal Destination Wedding in Italia, ossia l'industria dei matrimoni degli stranieri che decidono di sposarsi qui nel nostro bel paese. Questo ed altri dati sono stati al centro protagonisti del primo Wedding Industry Meeting, ossia un evento di settore fra operatori di settore organizzato da Corsini Events Group con il patrocinio e il supporto del Convention Bureau Italia. Manifestazione che è stata organizzata negli spazi di Villa Corsini a Mezzomonte, nella campagna fiorentina, a pochi passi proprio da Firenze. E mente di tutto questo è stato sicuramente il CEO di Corsini Events, ossia Tommaso Corsini. Oggi a Villa Corsini ospitiamo il Wedding Industry Meeting, un evento nuovo, un format realizzato in collaborazione con il Destination Florence Convention and Visitors Bureau, che cerca di aggregare un mercato in crescita e in continua evoluzione, che è quello della wedding industry. Cercare quindi di identificare un mercato fino ad oggi considerato una costola del mercato del turismo come una filiera produttiva unica e separata rispetto a tutte le altre filiere del turismo. I numeri da capogiro però non si fermano soltanto al fatturato che, come abbiamo detto, essere stimato ad oltre 440 milioni di euro. Infatti sempre nel 2016 si contano 8.085 eventi, oltre un milione di presenze quelle generate, con una spesa media ad evento, dunque a matrimonio, pari a circa 54.516 euro. Il Convention Bureau è senz'altro un interlocutore privilegiato all'interno del segmento wedding, perché una delle nostre mission principali è proprio quella di aggregare l'offerta e di promuoverla in maniera ordinata e coordinata verso i mercati esteri. E il nostro ruolo è anche quello di fornire all'offerta degli strumenti comuni, un linguaggio comune, una comunicazione comune verso l'estero e soprattutto quando ci si rivolge a mercati lontani la collaborazione naturalmente vince sempre e questo rientra pienamente nella nostra mission. Due i momenti in cui è stata strutturata la giornata del Wedding Industry Meeting 2018. Nella prima parte gli incontri B2B tra gli operatori di settore e i buyer. Nella seconda parte invece una conferenza a cui hanno preso parte, hanno partecipato e sono intervenuti diversi operatori di settore proprio per esporre quelli che sono i nuovi dati che abbiamo visto, ma anche e soprattutto le esigenze del Destination Wedding. Infatti l'obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato diventare un momento di aggregazione e spingere proprio gli operatori di settore ad organizzarsi insieme, a fare rete proprio per far crescere il comparto, il segmento del Destination Wedding. Dall'altro lato però ad richiamare l'attenzione da parte delle istituzioni e degli enti locali per far capire che proprio il Destination Wedding può diventare un vero e proprio volano per l'economia locale dell'Italia, ma anche delle singole regioni che ne fanno parte. La wedding industry oggigiorno è composta principalmente da piccole, microimprese e partite IVA. Questo tessuto imprenditoriale, che è straordinario ed è attivissimo dal punto di vista commerciale in tutto il mondo, deve accettare di avere degli enti aggregativi che in maniera orizzontale riescano a gestire e a creare delle regole all'interno del mercato stesso, a garanzia delle aziende, dei clienti, dei fornitori e ovviamente del mercato nella sua completezza, quindi anche delle istituzioni, a favore della qualità, della professionalità delle destinazioni.